Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così posso restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume undicesimo, capitolo 71, 19 marzo 1914. Pare che il benedetto Gesù ha voglia di parlare del suo santissimo volere. Io mi stavo diffondendo in tutto l'interno di lui, nei suoi pensieri, desideri, affetti, nella sua volontà, nel suo amore. In tutto, e Gesù con una dolcezza infinita mi ha detto: Oh, se tu sapessi il contento che mi dà chi fa la mia volontà, il tuo cuore ne creperebbe di gioia. Vedi come tu ti diffondevi nei miei pensieri, desideri, eccetera. Così formavi il trastullo dei miei pensieri, ed i miei desideri, fondendosi nei tuoi, giocavano insieme. I tuoi affetti uniti alla tua volontà e al tuo amore, correndo e volando nei miei affetti, nel mio volere ed amore, si baciavano insieme e scaricandosi come rapido fiumicello nel mare immenso dell'Eterno, si trastullavano con le divine persone. Ed ora col Padre, ed ora con me, ed ora con lo Spirito Santo, ed ora non volendo dare il tempo uno all'altro, la giochiamo tutti e tre insieme e ne formiamo il nostro gioiello. E questo gioiello ci è tanto caro che dovendo formare il nostro trastullo lo teniamo con gelosia ad intra, nell'intimo della nostra volontà.
E quando le creature ci amareggiano, ci offendono, per rinfrancarci, prendiamo il nostro gioiello e ci trastulliamo insieme. Capitolo 72. 21 marzo 1914. Figlia mia, io amo tanto chi fa la mia volontà, che non posso manifestarlo tutto, né tutto insieme, l'amore che le voglio, la grazia con cui la vado arricchendo, la bellezza di cui la vado abbellendo, di tutti i beni di cui la vado riempiendo. Se io le manifestassi tutto insieme, l'anima ne creperebbe di gioia, il cuore ne scoppierebbe, in modo da non poter più vivere sulla terra, e di botto prenderebbe il volo verso il cielo. Ma però io ne sento un irresistibile bisogno di farmi conoscere, il bene che le voglio. È troppo duro amare, fare del bene e non farsi conoscere. Il mio cuore me lo sento come crepare, e non potendo resistere a tanto amore, le vado manifestando a poco, come la amo e tutti i doni di cui la vado riempendo. E quando l'anima si sentirà riempita fino all'orlo, fino a non poterli più contenere, in una di queste mie manifestazioni sparirà dalla terra e sboccherà nel seno dell'Eterno. Ed io, Gesù, vita mia, mi pare che esagerate un poco nel manifestarmi dove può giungere un'anima che fa la tua volontà. Ed io, e Gesù, compatendo la mia ignoranza, sorridendo, mi ha detto: no, no, diletta mia, non esagero. Chi esagera pare che vuole ingannare. Il tuo Gesù non sa ingannarti, anzi è nulla ciò che ti ho detto. Riceverai maggiori sorprese quando, rotta la carcere del tuo corpo e nuotando nel mio seno, apertamente ti sarà svelato dove il mio volere ti ha fatto giungere. Capitolo 73, 24 marzo 1914. Continuando il mio solito stato, mi lamentavo con Gesù che non ci veniva ancora. E venendo mi ha detto: figlia mia, la mia volontà nasconde in sé la mia stessa umanità. Ecco perciò che, parlandole della mia volontà, qualche volta ti nascondo la mia umanità. Ti senti circondata di luce, senti la voce e non mi vedi, perché la mia volontà l'assorbe in sé, tenendo questa i suoi limiti, mentre la mia volontà è eterna e senza limiti. Difatti la mia umanità, stando in terra, non occupò tutti i luoghi, tutti i tempi, né tutte le circostanze, e dove non potette lei arrivare, supplì e giunse la mia volontà interminabile. E quando trovo le anime che in tutto vivono del mio volere, suppliscono la mia umanità ai tempi, ai luoghi, e dalle circostanze fino ai patimenti, perché vivendo in loro il mio volere, io me ne servo di loro come me ne servii della mia umanità. Che cosa fu la mia umanità se non organo della mia volontà? E tali sono coloro che fanno la mia volontà. L'argomento di questa mattina, che attirerà la nostra meditazione, la nostra attenzione, è, se vogliamo paradossalmente, ecco, la gioia immensa che il Signore ha preparato per coloro che l'accolgono fin da questo mondo, i suoi amatissimi figli, e gioia che si vive attraverso la vita nel divin volere e attraverso questa stessa vita che si fa misteriosamente, ma realmente, questo dobbiamo tenerlo presente, vivere a Dio stesso. Ci sono delle espressioni sorprendenti che fanno prorompere Luisa in un'affermazione a un certo punto. Abbiamo sentito, dice: mi sembra che stai esagerando un po', o Gesù. E si capisce anche un'altra cosa dal contesto, questo è di grande consolazione anche per noi, e cioè che tutto il bene, tutto ciò che vivere nella divina volontà comporta di positivo, soprattutto fuori di noi e in particolare in Dio stesso, quello che dice Gesù, adesso avremo modo, insomma, di
approfondire il primo sorprendente capitolo di oggi, noi non ce ne rendiamo assolutamente conto. Cioè, sono cose che, quindi questa, la bellezza di questa vita, ed è consolante, insomma, constatare come Luisa stessa non se ne rendesse conto. Diciamo che è stata la prima dopo gli unici, no? Ecco, quindi l'aralda, diciamo così, lo strumento che è stato anche scelto da Gesù per sensibilizzare, diciamo così, ecco, per portare l'attenzione e gli adeguati approfondimenti sul mistero del suo volere, e che quindi certamente l'ha vissuto per primo nel modo con cui Gesù ha cercato di farlo comprendere e spiegare dopo la Madonna e dopo Gesù, quindi, ed è una di noi, nel senso che Luisa era sicuramente una santa donna, era sicuramente un'anima molto pura, molto, molto santa, ecco, ma non, come dire, perfettissima e immacolata come erano Gesù e Maria, no? Piena di esperienze mistiche straordinarie, insomma, l'abbiamo vista, anche molto forti, quindi, eppure si comprende che tutta, come dire, la portata benefica, salutare e anche, come dire, divinamente consolante, non mi vengono altri termini, di questa vita, lei stessa non se ne rendeva conto. Altrimenti non direbbe a Gesù: mi sembra che stiamo esagerando un pochino, no? E il secondo capitolo in particolare contiene proprio dei passaggi che sono molto utili anche per comprendere la gradualità di quello che avviene in noi attraverso questa vita. Gradualità che è una gradualità, quando la si vive bene, una gradualità in crescendo, quindi che porta giorno dopo giorno, ora dopo ora, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, ad una parabola che è costantemente ascendente. E Gesù lo spiega, insomma, e questa ascesa ha, come dire, delle spie che ce l'ha a testa, noi le vedremo. Cominciamo dal primo capitolo. Gesù prorompe in un grido, no? E queste, con queste meditazioni sono in continuità con quelle del giorno precedente, dove abbiamo visto che la vita di unione e di fusione che comporta il divin volere fa in modo che ciò che Gesù vive si riverberi nell'anima che vive nella divina volontà e viceversa. Quindi si determina questo interscambio, questo riverbero, diciamo così, no? Di esperienze dell'uno nell'altro, come due innamorati divini, d'accordo? Perché due innamorati umani, ecco, sappiamo, no? Che certamente sono sensibili alle esperienze l'uno dell'altro, ma sono sensibili nel senso che quando se ne viene a conoscenza, perché uno vede che la persona sta soffrendo, perché uno la sente piangere o la vede contenta, l'amante fa suo il sentimento dell'amato, no? Ecco. Qui avviene ancora di qualcosa di ancora più grande, insomma, perché Gesù dice che noi sentiamo le sue tristezze, le sue amarezze, senza sapere che sono le sue, quindi sentendoci noi tristi, sentendoci noi amareggiati, l'abbiamo visto ieri, e quindi comprendendo per mezzo della fede che queste amarezze apparentemente ingiustificabili sono amarezze di Gesù, Gesù vuole che ci attiviamo ad amarlo, a ripararlo, a consolarlo, eccetera, no? Ecco, va bene. E qui Gesù prorompe in questa esclamazione di gioia: se tu sapessi il contento che mi dà chi fa la mia volontà. Nel testo c'è punto esclamativo. Il contento, cioè Gesù è veramente contento. E la parte finale, insomma, chiama quest'anima il gioiello, afferma che le tre persone della Santissima Trinità giocano, nel senso che si divertono, si trastullano, termine che ricorre due o tre volte in questo capitolo, no? Con chi? Con quest'anima. C'è addirittura che a un certo punto dice
ora col Padre, ora col Figlio e con lo Spirito Santo, dice, ma no, non volendo dare il tempo all'uno dell'altro, ci giochiamo tutti e tre insieme. Cioè, se uno si mette un attimo a riflettere su questa cosa, insomma, no? Sono un'immagine graziosissima, piena di tenerezza, non lo so, che schiude anche, cioè, il mistero della Santissima Trinità è un mistero immenso, certamente è un mistero straordinario, no? Ma fa tanta, come dire, fa tanta dolcezza, fa tanta tenerezza, insomma, vedere vedere che questo si compie, che succede questo, d'accordo? Che le persone divine sono contente di un'anima da loro creata e che vive già da adesso ciò per cui è stata creata. Perché la vita nella divina volontà è vita stupenda, è vita meravigliosa, è vita bellissima, di cui l'anima anzitutto ne sente, quando la vive, immediatamente, diciamo così, i riflessi, gli effetti, e disponda, produce questa cosa. Cioè, immaginiamo che significasse andare dall'altra parte, e arriva Gesù, dice, guarda, figlio mio, figlia mia, visto quando le creature mondane, mentre tu eri sulla terra, ma questo capita anche per quelle che sono vissute in altri contesti storici, come Gesù poi spiega, no? Mi stavano amareggiando, mi stavano offendendo, stavano bestemmiando, stavano commettendo una montagna di atti impuri, di schifezze di ogni genere, che io veramente, insomma, soffrivo nel vedere queste anime che si davano da sole alla morte, che erano indifferenti al mio amore, che tornavano a crocifiggermi. Ecco. E allora in quei momenti il tuo amore, la tua vita nel divino volere, la bellezza della tua anima, la tua obbedienza alla mia volontà mi hanno consolato. Anzi, non solo mi hanno consolato, mi hanno fatto trastullare, non lo so, è solo un'espressione che mi scappa secondo il nostro modo di parlare e di pensare, no? E per qualche tempo non ci ho manco pensato a tutte quante quelle cose orrende che tante creature purtroppo facevano nel mondo, dandomi il dolore di vederle infelici, perché fuori della vita del Fiat, fuori della Divina Volontà, che è l'unica causa della nostra infelicità, no? Nel piccolo come nel grande. Un gioiello chiama Gesù un'anima di tal fatta. Ecco, poi bellissimo, altra espressione che deve farci, insomma, dice, io amo tanto ancora chi fa la mia volontà, quindi prima ha detto io sono un contento che non ti puoi immaginare, se tu sapessi il contento, quindi il contento di Gesù, la gioia di Dio, poi amo tanto chi fa la mia volontà, che cosa dice Gesù? Non ce lo posso manifestare tutto insieme. Né tutto insieme. Vuol dire che in questa vita neanche arriveremo al tutto, oltre che non al tutto insieme. L'amore che le voglio, la grazia in cui la vado arricchendo, la bellezza di cui la vado abbellendo, i beni di cui la vado riempendo. Quindi quando si vive in questa vita, cominciamo, si cresce nella percezione dell'amore che Gesù ha verso di noi. Perché Gesù lo fa sentire. Si cresce in grazia, perché le grazie cioè il portento della divina volontà comporta veramente grazia su grazia. Il Vangelo di San Giovanni, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Poi la bellezza di cui la vado riempendo. Le persone diventano belle perché assumono i tratti anche temperamentali, come sappiamo, di Gesù e di Maria, per cui la bellezza traspare da tutto, traspare dalla serenità, dalla pace, dalla gioia, dallo stile, dai modi, dal portamento, dalle relazioni, dallo sguardo, da tutto. E poi tutti i beni. I libri della Sapienza che stiamo meditando nell'ore sante del giovedì, no? Insieme con lei mi sono venuti tutti i beni, perché non c'è bene che non abbia la Santissima, non c'è nemmeno uno, d'accordo? Quindi possiamo immaginare tutti quanti i beni, quelli piccoli o quelli grossi, ecco, i beni di questo mondo, quelli che tutti ambiscono, non lo so, la salute, la bellezza,
il benessere, non so, avere un lavoro, cioè, non lo so, quindi pensiamo noi bene, ma soprattutto quelli spirituali, quelli interiori. Allora, Gesù cosa dice? C'è una linea progressiva e ascendente continua, cioè ogni giorno che passa, un po' più di amore, un po' più di grazia, un po' più di bellezza e un po' più di bene. Dice, se io le manifestassi tutto insieme, l'anima creperebbe di gioia, cioè non avremmo la capacità, se Gesù dovesse ricambiare in grazie, amore, bellezze e beni, quello che gli provoca, diciamo così, un'anima che vive nel suo volere, la farebbe morire di gioia, seduta stante, e quindi impedirebbe che continuasse il corso della sua vita terrena fino a quando non sia terminata la sua missione sulla terra. L'anima che beve di gioia, il cuore ne scoppierebbe, in modo da non poter più vivere sulla terra, e di botto prenderebbe il volo verso il cielo. Quindi tutto insieme no, però dice Gesù, io ne sento un irresistibile bisogno di farmi conoscere il bene che le voglio. Ecco, per cui quella conoscenza, cioè da un lato la vita nella divina volontà richiede l'interiorità, no? Una conoscenza intima e personale con Gesù che va curata, ma dall'altro questa dimensione è quasi imprescindibile, perché Gesù non ci può far conoscere quanto ci ama personalmente se non gli dedichiamo tempi, spazi, come dire, riservati, privilegiati, oltre ovviamente all'impegno dell'attenzione per rimanere, come sappiamo, connessi come i modem alla rete 24 ore su 24 col filo elettrico potente della sua volontà, no? Quindi è impossibile che una persona che vive, che inizia a vivere in questo mondo, non cominci a conoscere personalmente, esistenzialmente, esperienzialmente, senza che questo comporti necessariamente alcunché di straordinario o soprannaturale, eh? Non è affatto necessario, anche se è possibile in questo mondo. È troppo duro amare, fare del bene e non farsi conoscere. Il mio cuore, questo parla Gesù, me lo sento come crepare, non posso resistere a tanto amore e quindi che faccio? Tutto insieme non glielo posso dire. né tutto insieme. Quindi che cosa faccio? Glielo vado manifestando a poco che cosa? Come l'amo e i doni di cui la vado riempendo. Non è superbia quando uno si mette a fare l'esame di coscienza e insieme a tutti quanti gli ovvi ritardi, imperfezioni, uscitine o uscitone dalla divina volontà, insomma, no? Però se vede che arrivano dei doni e dei benefici immensi, li deve vedere, non certamente per fare il galletto, per vantarsene o per vanagloriarsene o per almeno che mai per sbandierarli in giro, ma no? Per ringraziarne il Signore, perché il Signore queste cose le fa. E le fa poco a poco, quindi significa che tanto quanto io vivo nel divino volere, quanto più, come dire, posso umilmente, ovviamente senza accampare nessun diritto, perché nessuno ha diritti presso Dio, aspettarmi che questo è un processo destinato ad andare ogni giorno in crescita, cioè una vita meravigliosa, d'accordo? Perché ogni giorno sarà un pochino di più, in quella piccola dose che la nostra umanità ancora limitata può coglierne, ecco, senza impazzire di gioia, come dice Gesù, eh? Ne creperebbe di gioia, il cuore ne schioppierebbe. Perché una linea progressiva? Perché dice, non potendo resistere a tanto amore, le vado manifestando a poco come la amo e tutti i doni di cui la vado riempiendo. E quando l'anima si sentirà riempita fino all'orlo, d'accordo? Fino a non poterli più contenere, in una di queste mie manifestazioni sparirà dalla terra e sboccherà nel seno dell'Eterno. Pensiamo alla morte di un'anima che viene alla divina volontà, cosa può essere, stante a queste parole di Gesù, no? Cioè, altro che paura della morte, cioè, che a un certo punto cresce talmente tanto l'amore, il desiderio, dice, Gesù, non ce la faccio proprio più, prendimi, d'accordo? Toglimi da qui così la facciamo finita, non ci sono più separazioni, non c'è più l'orizzonte della fede, non c'è più la percezione che mi sembra che sto vivendo
la favola del cielo d'occhi aperti, insomma, robe di questo genere, no? Oppure la percezione con cui Luisa ribatte che Gesù stia esagerando. Dice, no, diletta mia, non esagero. Non esagero. Anzi, non soltanto che il tuo Gesù non sa ingannarsi, è nulla ciò che ti ho detto. E riceverai maggiori sorprese quando lotta la carcere del corpo. E nuotando il mio seno apertamente ti sarà svelato dove il mio volere ti ha fatto giungere. Attenzione, apertamente ti sarà svelato dove il mio volere ti ha fatto giungere. Riprende quell'idea che abbiamo già meditato, che noi in questo mondo non siamo consapevoli di dove il divin volere ci faccia giungere. Della bellezza che ci dona, dell'amore di cui ci riempie, della grazia con cui ci abbellisce e dei beni di cui ci riempie. E non siamo ancora meno consapevoli di quanto questo allieti e faccia felice il cuore di Dio. E non siamo nemmeno consapevoli, anche se Gesù lo ripete tante volte, di quanto bene universale noi procuriamo, proprio da un punto di vista oggettivo, per il fatto stesso di fare la divina volontà e vivere in essa. Senza aggiungere altro, d'accordo? Anche senza aggiungere altro, figuriamoci se ci aggiungiamo altro ancora, no? Ecco. Infine, l'ultimo capitoletto, anche questa è una cosa molto molto bella, no? Gesù spiega come quando era in questo mondo la sua santissima umanità, questa è la dottrina della Chiesa, era strumento della divinità. Attenzione, strumento non passivo, strumento non annullato, ecco, ma strumento attivo e cooperante. Quindi, la divina volontà che Gesù aveva per natura in quanto Dio ha sempre orientato e governato la santissima umanità di Gesù e in tutto quello che la santissima umanità di Gesù che faceva, che era divino perché fuso col divin volere, distinto dalla sua volontà umana e in esso sempre costantemente immerso, aveva, come sappiamo, portata salvifica assolutamente infinita e universale, quindi capace di raggiungere attraverso la sua umanità, pur essendo, come lui spiega, materialmente ubicata in un certo luogo, no? E in un certo tempo storico. Gesù stava sulla terra e viveva in Palestina, quindi quando era a Nazareth era a Nazareth, quando era a Matarea in Egitto, che ne so, era a Matarea, quando era a Betlemme era a Betlemme, quando era a Cafarno era a Cafarno, quando era a Bezzaida era a Bezzaida, quando era a Gerusalemme era a Gerusalemme. E c'è stato un tempo storico in cui Gesù è venuto sulla terra, Gesù ha una data di nascita terrena, un giorno, un'ora, ecco, intorno al 25 dicembre, adesso di qualche anno prima di Cristo, perché Erode il Grande è morto il 4, ha cominciato il ministero pubblico, dice San Luca, 30 anni, e quando è morto aveva 33 anni, compiuti, forse quasi 34, adesso non fa niente, insomma, no? Ecco. Quindi la sua umanità era circoscritta, ma essendo unito alla divinità e quindi per natura, non per grazia come noi, e fuso con la divina volontà in tutto, è chiaro che raggiungeva ogni luogo, ogni tempo, ogni uomo di tutta la storia, no? E Gesù qui spiega, ecco, qualche cosa di analogo succede con le anime che fanno la mia volontà. Perché attraverso l'unione con la mia volontà, pur essendo loro circoscritte, Luisa è nata nel 1865 ed è morta, se non ricordo male, nel 1947. Quindi il suo percorso storico è stato temporalmente individuato in questo lasso di tempo. Viveva a Corato, non si è in Puglia, non si è mai mossa da lì, in Italia, d'accordo? Non viveva in Africa o in Vietnam. Ecco, però, imparando lei stessa a fare ogni giorno l'eroe della passione, i giri e la vita nella divina volontà, sappiamo quanto bene ha apportato a tutti gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo, come Gesù spiega tantissime volte negli scritti, dandone anche, come dire, il fondamento, la ragione, le ragioni forti da un punto di vista teologico, dogmatico e spirituale. Ecco, quindi questo è un piccolo, come dire, dettaglio, una piccola luce sulla portata di bene, che possono fare le anime che vivono nel divin volere, ecco, che è analogicamente paragonabile, ecco,
ovviamente molto da lontano, stiamo facendo adesso un trattato di teologia, no? È evidente che ciò che è strettamente necessario è quello che ha fatto l'umanità di Cristo, non quello che fanno le altre umanità, che lui è l'unico Redentore, l'unico Salvatore, che tutte le nostre opere hanno valore solo perché sono compiute in lui, subordinatamente a lui, dipendentemente da lui, insomma, tutte le cose, insomma, di cui quando faccio le catechesi un po' più dogmatiche, ecco, e spiego e approfondisco, no? Questo chiaramente è una meditazione, quindi non è la sede opportuna per inoltrarsi in questi discorsi, ma solo, ecco, comprendere questa dinamica, ecco, della vita nel divin volere, che aggancia, diciamo così, la nostra umanità all'infinità del Fiat Supremo, facendolo quindi scorrere e percorrere in tutti i tempi della storia e portando beni e benefici dovunque e a tutti. La tua stessa vita terrena, o Santa Vergine Maria, è stato un crescendo ininterrotto, ecco, lì la nostra povera umanità si perde. Piace pensare che quel giorno della tua assunzione, il giorno della tua partenza gloriosa da questo mondo, ecco, quello che Gesù ci ha detto, veramente eri arrivata, e chissà a quali livelli, insomma, a un punto che non c'era, cioè era giunta al massimo, cioè poi in te proprio la possibilità di riempire di grazia, di amore, di beni e di bellezza, veramente non c'entrava più. E la tua capacità era davvero grandissima, insomma. Immaginiamo, insomma, un'anima immacolata che comincia ad amare Dio dall'istante del concepimento, che non compie mai un atto di propria volontà, come poteva essere arrivata, ecco, a circa 70 anni, quando, secondo la tradizione, ecco, ovviamente non vincolante, ecco, secondo una pia tradizione, ecco, c'è stata la tua assunzione in cielo. Tu hai vissuto questo. E è stata la tua vita, può essere la nostra. Ecco, aiutaci a conoscerne anche attraverso la frequente meditazione dello specchio della tua vita, della tua bellezza. Di te che sei una di noi, certamente sei la nostra regina, la nostra madre, sei l'Immacolata, però sei anche nostra sorella, perché sei realmente appartenente alla nostra stessa natura umana. E per quanto sei una creatura veramente straordinaria, tu l'hai vissuto, certamente in una maniera sublime, e quindi anche noi, per la tua intercessione, con te e in te, se vogliamo, possiamo viverlo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.